per fortuna che esiste questa opzione. Ok, siamo quindi Ryu contro le Aegis. Vedremo. Sincero, non so quanto Bulldog abbia giocato questo matchup. DPL ha deciso di andare con Ryu, immagino per i proiettili. Non so quanto possono essere utili contro Pyramitra, ma immagino ci siano degli altri motivi. E subito ritornano in neutral e down throw, aspetta la... Ok, immediatamente. Bulzo fa vedere che vuole giocare tranquillo, ma si prende comunque 69 perché Andrew è riuscito a capitalizzarci comunque. Ok, qua il focus, ma Bulzoff non si fa ingannare, rimane tranquillo, si fa la sua combo e cerca una lash trap, però DPN giustamente, che è quello che devi fare in quella situazione, aspetta e ritorno stage. Allora, ritorno stage. Oh, le smash, ok, preso. Qua stranamente decide di rimanere con... Ah, perché ha cercato... So cosa ha cercato di fare. Ha fatto spot dodge perché voleva fare... Foresight, che è la meccanica di Mitra dove rallenta la luce. Roba. Bella tech. Non fa aiutare, stiamo commentando un weekly genovese. Praticamente. Ma ti sto stirando la quantità di gente in chat, guarda. E torniamo un attimo al game, che molto sembra che giocarsela molto tranquilla. Sa che non deve approcciarlo con il... non so come chiamarlo. Quella persona lì che sta facendo fireball. Sì, si può considerare una persona. Va nella lore di... Beh, è una persona, penso. No, sto parlando di dell'altro, quello che l'altro. Ok, sì, allora sì, Ryu è umano. In teoria dovrebbe essere umano. È uno Street Fighter. Sì. Stavolta decide di andare con Pyra per la last drop, ma non riesce a portare a segno. Ok. Riesce a punire il Selby? Con il suo segno. Loro giocano, direi, ogni settimana. Sì, praticamente. Vedere che ormai non si gioca più un matchup, ma si gioca giocatori. Sì, questa è una cosa molto bella da vedere quando due player si conoscono molto bene. Ed è tutto mind games, cioè nessuno. Quindi è le opzioni strane perché l'ha fatto, perché si aspettava l'altra opzione. Esatto. E non vedi tipo gente cadere per robe ovvie, come si vede che Buzov sa molto bene il matchup. Ecco qua. Down air è anche Andrew sa. Ah, si è preso. Niente male. Infatti Andrew sapeva che doveva un attimo rimandare la recovery, perché Bulzoff appunto sta approfittando del down air di Pyra, ma comunque si è preso la... si è preso down air comunque. Vediamo se hai messo ad Andrew punteggio. Ah, cazzo. Potete, no, tranquillo. Tanto vediamo se uscirà la sua roulette di personaggi. Andrew ci sta andando, direi, con anche il suo Lance Young Link. Poi sempre Ryu Ken, perché se usi uno usi anche l'altro, non sarebbe matematico. E invece rimane lì, se la sente. Se la sentiva, ma penso che sa così tanto questo matchup, cioè ci ha giocato così tanto che sa che è inutile fare a Kenny, immagino. Cioè, almeno per come la penso io. Qua un focus a tirarlo poi dalla situazione brutta, ma e tirarsi poi nella jungle di... tirarsi poi dal jungle di vita è dura comunque. No, però bello. Il reversal è arrivato e cerca di tornare in neutral in qualche modo. Ok, riesce. Prendesse qualcosa il full sight. Ahia, è un click. Ok, qua di nuovo 100 stage. Se lo prende e ne paga. Ne paga super le conseguenze. Ne ha approfittato, l'unica occasione per... che aveva. E adesso. Che poi è pesante anche, perché dal punto di vista del Bulzoff lui ha fatto un errore e niente, ha morto. Sì, le stava prendendo in quel momento andrei. Andrew adesso. Ah, era nella bella situazione, peccato, perché quando sei in alta percentuale con Ryu, che alla fine è un heavy praticamente. Assolutamente.
Ti presento. Ok, allora. Da un nero in focus, madonna. Ma visto che prima ha funzionato, questi continua a terrorizzarlo. Sì, alla fine è tutto un mind game con la mossa, non è che. Non è quelle robe che uno dice come fa uno a farsi colpire da sta roba, ma. Da un nero. Oh, bello lo Pottodge! Letteralmente okay. True Punisher 6B. Ce l'ha fatta, era vicino abbastanza. Ha provato questo, ma la piattaforma l'ha rovinata. Adesso per mantenere un attimo la calma, anche questo game è sempre fattibile da entrambe le parti. È assolutamente cambiato. Però rispetto al game di prima, niente, uno povero illuso che pensa di punire. Sta facendo la Cosmo, lo farebbe smesso a caso. Vabbè, il fratello sta giocando Fuzzis adesso. Eccolo, eccolo, bello, bello. Bello, okay, bello. Si sono invertiti i ruoli, prima era visto anche nell'altro. Comunque abbiamo lo stage. Ho visto anche la pazienza proprio di Burzov che è calata immediatamente dopo che si è pigliato quella... F smash, basta, voleva chiuderla. Sì, voleva chiuderla. Vediamo se il signor Burzov riesce a mantenere la calma. Beh, riprendo. Speriamo. Quindi guarda, non te l'ho messo. Ma prima finito non me l'ho messo. E io tra poco mangio. Spero. Stop battle! Grogge. Era quindi. Sì. Sì. Vabbè, continuerò uno. Almeno per questo set. Faccio che finisce sto set, basta che va bene commentare da solo, ma se non c'è neanche giunto in chat, è un po' triste. Però lo faccio per il VOD reviewer, dai. Siamo di nuovo qua in una situazione non simile a quella di prima in realtà, perché stavolta Andrew va a prendersi le prime percentuali e subito ne mette a segno una quantità incredibile di danni, perché... E questa è proprio la situazione in cui non vuoi trovarti contro Ryu. Proprio, ecco, ecco. Questo non vuoi che succeda. Ryu con la stock lead non dovrebbe metterti paura, ma te la mette. Questa persona ti tocca tre volte e sei morto. Quindi devi assolutamente trovare un modo per... eccolo, lo prende. E l'ha trovato il modo, l'ha trovato. Ha ripreso la situazione. Down E. Ok. Bella DI da parte di Andrew, che non si prende la ladder. Che è davvero difficile da punire. Qua di nuovo. Oh, continua a fare falling backer apposta per scendere la piattaforma. Ma qua sempre con questi focus. E lo si sta per colpire, oi. Calmo, calmo. Effettivamente non è che Burzov può fare tantissimo per punire. Le mosse di Pyra sono praticamente tutte a hit singola, a parte penso il side B e qualche altra hit. Ecco, ecco. Questo è quello che stava cercando. E una stock lead contro Ryu invece è molto comoda, se, anche se non devi comunque abbassare la guardia, perché soprattutto se una persona come Andrew che c'ha una bella mentalità. Eccolo, eccolo. Non si fa mica scoraggiare lui. Non si fa mica scoraggiare. E di nuovo situazione even. Adesso se vi copre un po' di opzioni, ma ci puoi tranquillamente fare il target se sei fortunato. Oh, qua doppia fireball. Sì. Questo è il neutral. Probabilmente il motivo per cui ha preso Ryu. Non so. Anche se sta usando veramente poco. Quindi chissà quali sono le logistiche del matchup. Chiederlo ai shotomain in base a cosa. Quindi tanto uno è qua. Ecco qua la fireball. Porco, che paura. Qua il down air. Oh, ha aperto il focus d'altra parte. Peccato, quella era stop pure. Sì. Oh. Porco, che paura. Aia. Qua una hit di mid di Pyra non è sufficiente a ucciderlo. Forse quello era sufficiente. Calmati. Calmo. Oh, è finito. No, così. No. Non è successo.
momento sbagliati da entrambe le parti. Cioè, io ho fatto la combo al niente perché ha sbagliato niente. Il povero. Quando vuoi, signore. Voice, c'è cioè, il cambio. Allora, vuoi andare a mangiare? No. Porco Dio! Di sì, anche perché non so dove voglio. È di sotto a te, penso, no? Non gioca più. Quindi non so dove c'è. Se c'è di sotto, c'è. Io. Cioè, prova a scrivere. Il cambio, beh, a dopo. Vai, sei libero, Vox, grazie per la collaborazione. Via libera, sono via a posto. Sì, facciamo prima un passaggio. Il ritorno. Stanno 2-1, Andrei. Siamo tornati. Siamo tornati. Il caster. Top 1 caster. Scherzo. Top 2. Perché il primo è Rolly. È il primo Rolly. Secondo. Allora. Questo game. Allora, stanno di Pietro 2 Burzo 1. Burzo fa il amico di Pietro. Tornato sulla sua comfort zone. Sì, abbiamo visto prima il game sull'altro account contro Kuro, che purtroppo non è andato troppo bene. Young Link. Ha provato Young Link, ha provato Ryu, ma non è bastato. Prende una stock molto pesante. Murdo su di Pietro una rivolta forte. Sì. La testa solida. Papi che non uccide, stranamente. Ma Ryu è abbastanza pesante. Io è abbastanza. Il Providence Formage. Anche questo termine tecnico della mossa. Stranamente. Non mi ricordo come si chiama. Arriva comunque la kill da un aid da parte di. Poi tornare su Paia. E su Mitra. Pardon. Ok, è lì. Ok, sì, Mitra. Allora, stanno piuttosto even in questo momento. Burzo ha riuscito. Nessuno dei due tagliato nella tavola. Non ha? Nessuno dei due tagliato in tavola. Ah, è vero, sono messi precisi. Strano. Ma tanto che. I 5 euro pagati molto bene, da parte di Burzo. Pro. Di Ryu. No, questo cerca lo stitch anni. Vuole killare. Ira vuole trovare la kill. Di trovo a me per esempio non mi piace un po' dei. È la killa. Ryu è molto bravo a killare. Bello l'utilizzo della down B per essere il più safe possibile. La down B molto la forte. La down B di lui prima l'ha salvata dalla perdita. Lo so, molto forte. Devi, se riesci a ritare quello che può fare l'Aver, come in questo momento, se riesci a ritarlo. Arriva la tilt che chiaramente killa. Burkot è una stock da per 3 minuti. Già. Molto importante questa palina qua per lui. Sì. Ricordiamo che Burzov ha provato vari pick in questi tornei. È vero. Tra cui Steve, giocato Zero Pit Samus, GFS. Sì, tra l'altro sono in storico. Sì, sono in storico. Ha dato veramente buoni risultati. Adesso andiamo con Pyramid. Pick molto forte. Sì. Uno degli suoi ultimi. Uno dei suoi pick migliori. Ultimi main, sì. Left Smash che non killa. Molto rischioso, vero? Molto rischioso. La recovery c'è. Ryu ha tante mosse che possono killare nel suo kit. E una tra queste è sicuramente Life Smash, che è difficile da landare perché chiaramente è abbastanza lento. Side B che ricordiamo, la differenza tra Ryu e Ken è che la side B di Ryu colpisce una volta, quella di Ken colpisce una volta è molto forte, quella di Ken invece bomba. E killa soprattutto la side B, non in questo caso, però può killare. Attenzione, quasi kill. Siamo molto rischioso il ledger da anche di... da parte di Andrei. Andrei ha rischiato molto. Però non ha peccato di Ledge trappare. Peccato di Superbia. Peccato di Superbia. Però ci sta. Comunque è giusto da parte sua provare. Perché comunque era in vantaggio a livello di. Andiamo alla grafica. Sì. Ora vanno even. Si chiama Game 5.
E ora è molto pesante per entrambi, perché chiaramente sono a un passo dal poter perdere il torneo, dal uscire dal torneo, entrambi. Già. Vediamo un po', magari come andranno i noi sono in maniera un po' più... Magari fanno come hanno fatto noi in maniera magari un po' più dignitosa. I pick sono gli stessi. Non ho visto lo stage. Non ho visto nemmeno io. Ora lo vediamo. Grande. Ed è PS2. PS2 è, come abbiamo detto anche prima, molto, molto basilare per entrambi. Contro la combo. Il 2% solido. Chiaramente non andranno mai su stage tipo Yoshi Story o cose varie, perché... Non va bene nessuno dei due. Non va bene nessuno dei due. O più che altro, forse Fire Mitra ne andrebbe un po' più a giovare per le combo. Di Mitra, soprattutto. Mentre Ryu ne andrebbe a perdere, perché chiaramente è un personaggio molto statico. Ryu ha bisogno di... Ryu ha bisogno di non avere... Dell'orizzontalità. Dell'orizzontalità, le... sì. Le piattaforme lo staccano nel buff. Soprattutto per anche... Ricordiamo il suo... Non mi ricordo come si chiama. La mossa... Su Hadouken potenziato, possiamo dire. Che prende molto 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 bene lo stage. Bello, bella combo di combo. La kill con la chi la conferma da parte di DP Andri. Bello questo. Quello che c'è davanti a me. Ma la Kira mi sbaglio sempre. Kira è quella che fa tanti danni col fuoco. Mitra è lei, quella veloce. Sì. Ah, ricordiamo che utilizza la down B molto da stare attenti, perché non è... chiaramente ti dà armor per un hit, ti dà armor per un hit. Intanto buonissima kill da parte di Burzov, che lo riporta in una situazione molto... molto buona. Bella combo, con finita in AP. No, non è vero. Ryu mette molta pressione. Non è vero, perché Ryu si riprende subito il vantaggio e viene subito strappato dalle mani. Becker. Da un tilt su Ryuken molto forte da parte di lui. Più che altro è abbastanza safe in realtà, perché non ha molto lag la mossa del down tilt, quindi gli dà una buona mano, soprattutto nel provare a ingaggiare l'avversario. Di nuovo, che non per tilt fare troppo basso stavolta. Troppo basso, sì. Di nuovo la tilt. Il tilt di Pyra e anche i mossi in aria. La neutral B. Bella neutral molto, B. Molto bello. Sulla lag della down B. Sì, molto forte. Molto, molto bene. Sì. Bello spottato. Ha provato a ridare. Mi sta dando gesto dall'altra parte. Sì. Ha provato a ridare un... Ha comunque rischiato molto. Situazione di stallo che... Stalla alla messicana quasi. E c'è la kill. Kill da parte di Pyra e Mitra. Che... Una stock rimasta da Andrei. Una stock rimasta da Andrei. Sì. Una rough stock a di distanza da essere fuori dal torneo. Ed è sicuramente pesante per lui giocare in queste condizioni. Provato a fare il... Come si chiama? Full school. Up smash. Che auto shield riesce a trovare la kill. E porta sulla parità di stock. Jab che connette questa volta. 66%. Situazione... Down air. La pesa. Potrebbe fare una combo per ucciderlo, ma non gli entra niente. Riesce a uscire dalla combo Burzo. Anche forse con una buona DI. E B che connette. È una situazione cardiopalma. Jab. Connette dallo stage. Fuori dallo stage. No. Paesdi. No. Andrew. Finisce così. La sua corsa per il torneo. Che la gloria.